dire tutti e tutte assieme, non solo ad autoformarci, a prendere delle categorie fondamentali senza le quali leggere anche i testi più recenti, come dire, non apre rispetto a delle, anche a delle ricchezze di letture, e appunto guardare assieme come la produzione di soggettività, come l'opera aperta di Marx, come tutta una serie di questioni possono essere oggi fondamentali per il nostro fare politica, tentare di cambiare il mondo e farlo, come dire, partendo anche però da degli assunti che ci diano delle griglie possibili di lettura del presente. Il microfono è aperto e apriamo il dibattito. Domande, questioni, anche interventi brevi, non facciamoci prendere da... Mi fa piacere così, sapere che impressione fa la proposta di un corso universitario di questo genere. Salve, scusi, ma cosa si intende precisamente per produzione di soggettività? Lei ha parlato di Foucault, quindi ora Foucault parlava anche a livello letterario, quindi non so, cioè cosa si intende proprio pragmaticamente, cioè... Sì, facciamo, ma raccogliamo un po' di interventi... Chiaramente la domanda non è una domanda semplice a cui sia possibile rispondere in due parole. Possiamo però dire che parlare di produzione di soggettività significa rinunciare all'idea che il soggetto sia qualcosa di dato. Che è un'idea molto influente. Se vogliamo guardare la storia del pensiero politico, il liberalismo si costruisce a partire da questo presupposto, dal presupposto che esistano i soggetti e che questi soggetti, dotati di diritti e di capacità di azione, abbiano un'esistenza indipendente da quella che è la realtà del potere politico, ma anche dell'insieme dei poteri che strutturano le relazioni sociali. Assumere come tesi fondamentale il fatto che il soggetto non sia qualcosa che preesiste alla politica, ma che sia piuttosto la posta in palio fondamentale nella politica, è quello che secondo me ci viene suggerito da alcuni dei più rilevanti sviluppi del pensiero critico negli ultimi decenni. Foucault sicuramente ha una posizione fondamentale in questi sviluppi, perché è stato tra coloro che hanno assunto il problema della soggettività all'incrocio tra dispositivi di potere e dispositivi di sapere come esito di
una produzione. Vero che Foucault ha parlato anche di letteratura, però da questo punto di vista credo che fondamentali siano lavori come Sorvegliare e punire, ad esempio, dove una figura specifica di soggettività, ovvero la figura dell'individuo, viene mostrata come esito dell'azione di specifici dispositivi di potere e specifiche forme di sapere. Quindi io fondamentalmente mi richiamo a questo genere di lavoro critico. Foucault è uno dei riferimenti, se ne potrebbero menzionare molti altri. Per quello che riguarda Marx, è importante soffermarsi brevemente su quella che è stata la specificità della riflessione marziana sul soggetto. E per comprendere questa specificità, un modo secondo me particolarmente efficace è guardare al tipo di immagine della soggettività che prende forma nel Seicento all'interno del liberalismo. Prendiamo ad esempio Locke, un autore davvero molto importante nella storia del pensiero politico moderno e in particolare del liberalismo. Come definisce Locke il soggetto? Lo definisce attraverso la proprietà, che è una cosa abbastanza nota, ma non si fa molto spesso, sufficientemente, riferimento alla densità di questa categoria di proprietà in Locke e nel liberalismo classico. Nel senso che la proprietà per Locke non è soltanto la proprietà di cose, è prima di tutto proprietà di sé. L'individuo di cui parla Locke è l'individuo proprietario di sé, che ha la proprietà della propria persona. Cosa vuol dire essere proprietari di sé? Beh, significa per Locke prima di tutto una cosa che è in fondo legata nello stesso senso comune alla definizione di proprietà di sé. Sono proprietario di me stesso nella misura in cui ho una capacità di autocontrollo, nella misura in cui ho la capacità di sottoporre alla norma disciplinante della ragione il caos dei miei istinti e delle mie passioni. Questo significa prima di tutto per Locke proprietà. Però chiaramente la proprietà di sé ha una serie di altre valenze, ha una serie di valenze che sono giuridiche, politiche, economiche. Per Locke, essendo proprietario di me stesso, essendo in grado di autodisciplinarmi, io posso applicarmi metodicamente al lavoro e attraverso il lavoro diventare proprietario di cose, diventare un individuo proprietario. Che cosa dice Marx rispetto a questa immagine della soggettività, dell'individuo in quanto proprietario di sé? Beh, dice che è vero che nella modernità l'individuo è fondamentalmente proprietario di sé, ma ci sono due modi fondamentalmente diversi
attraverso cui gli individui si rapportano a se stessi come proprietari. Mentre in Locke, nel liberalismo, questa immagine di soggettività è un'immagine, come dire, universale, che viene presentata come universale, poi sappiamo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista storico, questo universalismo si costruisce su esclusioni particolarmente violente. Se leggiamo Locke scopriamo ad esempio che il proprietario di sé è il maschio e non la donna. È un punto piuttosto rilevante, direi. Scopriamo che il proprietario di sé è il maschio europeo bianco e non l'indigeno amerindio. Scopriamo che il proprietario di sé è il maschio europeo bianco proprietario e non il povero, non il povero indisciplinato. Detto questo, però, il tipo di immagine di soggettività che viene proposto da Locke e dal liberalismo è un tipo di immagine universalista. Questa è la soggettività. Marx, ripeto, accetta questo terreno della proprietà di sé, ma dice il terreno della soggettività costruito attraverso la proprietà di sé è un terreno scisso. Si può essere proprietario di sé attraverso il potere e attraverso la potenza. Si può essere proprietario di sé attraverso il denaro e attraverso la forza lavoro. E questo appunto scinde il campo della soggettività. Potere e potenza, dicevo. Marx definisce il denaro come potere sociale. Nella modernità, dice Marx in un passo famoso di Grundrisse, gli individui portano in tasca il proprio potere sociale. La forza lavoro è definita da Marx in termini di potenza. In termini di potenza, intendendo questo concetto filosoficamente, la forza lavoro è l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che sono custodite nel tabernacolo del corpo vivente. Quindi le inclinazioni, le attitudini, le facoltà, quello che posso fare, non quello che sto facendo, potenza in questo senso. E che Marx dice, nella fabbrica della soggettività moderna dobbiamo essere in grado di discernere queste due figure fondamentali, che sono due figure antagonistiche, che sono due figure che entrano in relazione attraverso il contratto di lavoro, ma la cui relazione è materialmente una relazione antagonistica. Marx aggiunge una cosa, aggiunge il fatto che perché queste due figure si incontrino è necessaria un'intera storia universale, dice. Sono necessari, cioè, un insieme di processi storici che sconvolgono radicalmente i modi di vita, i modi di organizzazione delle relazioni sociali prevalenti prima della modernità. Questi processi sono i processi che appunto conducono da una parte alla origine di una classe di individui proprietari di denaro, e dall'altra parte a una classe di individui proprietari di forza lavoro e costretti a vendere la propria lavoro, la propria forza lavoro. Ecco dunque quello che significa produzione di soggettività in Marx. Non c'è nulla di naturale nel fatto che una classe di individui sia costretta per vivere a rendere merce la propria potenza. Non c'è nulla di naturale in questo. Non è che esistano in natura soggetti portatori di forza lavoro. Un insieme estremamente complesso di processi storici
che conduce alla produzione di questi soggetti che poi si incontrano in un luogo mitologico che si chiama mercato del lavoro. In un luogo mitologico, ripeto, perché Marx è un critico radicale della stessa categoria di mercato del lavoro. Faccio ancora una osservazione rispetto a un punto che a me sta particolarmente a cuore. Marx dice che perché questo incontro sia possibile è necessaria un'intera storia universale. E usa il termine tedesco Weltgeschichte, storia del mondo, storia mondiale. Beh, un'altra cosa estremamente interessante in Marx è che la sua ricostruzione di quella che noi oggi possiamo chiamare la produzione della soggettività, che sta alla base del funzionamento, del modo di produzione capitalistico, è una ricostruzione le cui coordinate spaziali sono fin da principio globali. Marx ci dice: se vogliamo capire quello che succede appunto sul mercato del lavoro a Manchester, dobbiamo avere uno sguardo globale, dobbiamo guardare all'India, dobbiamo guardare alle Americhe, dobbiamo guardare cioè al ruolo fondamentale che il colonialismo moderno ha avuto nella strutturazione delle condizioni stesse di possibilità dal punto di vista perfino epistemico del capitalismo. E questa è intanto una cosa che a metà dell'Ottocento non capitava a molti di pensare, e dall'altra parte una cosa che penso sia ancora oggi straordinariamente istruttiva per noi, insomma. Molto velocemente, perché la fame del mondo. No, no, al di là di questo hai detto le cose, insomma, su cui volevo interrogare un po' te e gli altri, perché al di là di questo c'è la questione della forza lavoro come possibilità di lettura di questo tratto lineare della produzione di soggettività dentro il pensiero marxiano. No, l'unica cosa è che a partire da questo insomma, capivo quando parlavi di leggere Marx al di là delle formule di enunciazione, cioè al di là della forma specifica del lavoro e della forma specifica della soggettività che può emergere da una lettura di Marx legata alle formule di enunciazione. Cioè parlo di quando, insomma, riprendevi la definizione di Marx della forza lavoro, dell'operaio, in qualche modo è una definizione che va confrontata con quello che dicevi, cioè dalla scissione della soggettività uomo in soggettività donna, che questo sguardo globale in qualche modo va rimesso dentro il pensiero marxiano, e che le forme sulle quali si focalizza Marx in una parte del suo pensiero, perché poi insomma nell'ultima parte amplia un po' questa visione, sono formule legate alla produzione di fabbrica, insomma, quindi tutta una serie. Dicevo, questo tratto va letto, cioè deve essere interrogato, era un po' quello che diceva Leo all'inizio, cioè vanno fatte, cioè bisogna assumere che alcune contraddizioni sono saltate. La mia domanda era proprio in che modo riuscire a leggere questa cosa, però insomma mi sembra che le cose che dicevi adesso, cioè andare a cercare comunque la tensione che si genera tra forza lavoro e sfruttamento come indicazione è una cosa, insomma, che ci è utile. Questo è secondo me un modo per, come diceva Loris, porsi di nuovo il problema di perché non si legge, ma cioè, può esserci utile a questo, a rinvenire quella tensione che c'è tra forza lavoro e sfruttamento, che però si fa sempre più fatica a far emergere e a utilizzare in termini, come dicevi, antagonisti. Semplicemente questo, in modo molto veloce, perché è stato esaustivo.
Io più una domanda secca, insomma, ne avrei un bel po', però secca così. No, su questo appunto, Sandro diceva che la produzione della soggettività è all'incrocio tra dispositivi di assoggettamento e processi di soggettivazione. E appunto, secondo me, uno di questi dispositivi di assoggettamento più forti, anche retoricamente, utilizzati anche insomma nella crisi dal governo, ma dal rettore dell'università, no? Questa questione della meritocrazia, che allude molto all'imprenditore di se stesso, che è un'altra categoria, insomma, utilizzata, un'altra figura utilizzata da Foucault in particolare. La domanda secca è questa, cioè se possiamo leggere la crisi anche come un momento in cui il potere, insomma, prova ad incrementare, no, questa specifica produzione di soggettività, che è la figura dell'imprenditore di se stesso, che è poi la roba per cui appunto dobbiamo spaccarci le ossa per fare due esami nel più breve tempo possibile o per beccare la borsa di studio, insomma, e così via. Lazzarato, no, questo libro sull'uomo indebitato, anche quella mi sembra, no, un altro dispositivo utilizzato per la produzione di questa specifica figura, insomma, ecco, volevo sapere un po' cosa ne pensate. Altri interventi, domande? Questioni, cose non chiare? Ultima occasione. A me non è chiara, scusami, solo una cosa. Mia ignoranza dell'argomento, però quando prima parlava di Marx, che secondo il suo pensiero non concepisce la forza lavoro in un ambito istintuale. Non so se. Prima dell'uomo. Cioè, quando si trova in natura, lui non concepisce la forza lavoro, o ho errato io nel capire? Sì, io quello che vorrei tentare di fare è trovare un equilibrio tra la lettura dei testi di Marx, la comprensione di questi testi e dei concetti che vengono introdotti e mobilitati da Marx, da una parte, e la nostra attualità. Ho detto prima, anche citando questo passo che io trovo molto suggestivo di Bloch, che la mia lettura di Marx parte da preoccupazioni presenti, ma al tempo stesso aggiungo adesso che va fatta produttivamente agire la distanza tra il testo di Marx e il nostro presente. Se non facciamo entrambe le cose, poi il rischio è di fare dei pasticci, amico. Non è quello che ti sto naturalmente imputando. No, ma certo, è semplicemente una chiarificazione di quello che vorrei fare, insomma. Vorrei mettere in scena un movimento un po' sincopato, insomma, per cui da una parte c'è il presente, dall'altra parte c'è la testualità, ecco, marziana, che è una testualità intrisa di una storia specifica, in cui, sai, parlare di fabbrica oggi può sembrare a qualcuno a Bologna parlare di archeologia, per Marx era parlare, come dire, del futuro, neanche del presente. Quindi cercare di lavorare dentro questo scarto è quello che vorrei provare a fare. Rispetto al concetto di forza lavoro, Marx appunto definisce la forza lavoro come l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che sono custodite all'interno di un corpo vivente. La definizione, se ci pensate, è impegnativa.
la definizione della natura umana considerata sotto l'aspetto della sua virtualità e della sua potenzialità, come ha messo in evidenza in modo molto molto preciso ormai 15 anni fa Paolo Virno. L'insieme delle attitudini, delle facoltà, quindi Arbeitskraft, si dice in tedesco forza lavoro. E lo dico perché il termine Kraft, che viene tradotto appunto con forza, lo ritrovate nella facoltà di giudizio kantiana. La facoltà di giudizio kantiana è appunto Urteilskraft. Quindi è importante sottolineare questo aspetto. La facoltà di linguaggio non è il linguaggio. In questo momento Loris tace, e però la facoltà di linguaggio ce l'ha, come avete sentito poco fa. No? Quindi questo è proprio molto, molto banale il riferimento alla potenza nella definizione marziana di forza lavoro. Tu dici ma in natura queste cose non esistono. Beh, questa è un po' una definizione della forza della natura umana. La mia domanda era, cioè, secondo Marx non esistevano in un contesto naturale. Appunto, ho capito benissimo. Ho capito benissimo e ti dico, chiaramente esistevano, no? Perché questa è una definizione della natura umana. Cioè, quindi esistono in natura queste facoltà, queste attitudini, queste inclinazioni, no? Queste capacità umane. Quello che non esiste in natura però per Marx, forse su questo mi sono spiegato male, è la coercizione a rendere l'insieme di queste facoltà che esistono in natura una merce. Io sono stato spossessato di tutto ciò che mi permette di riprodurre la mia esistenza, cioè di mangiare, di bere, prima di tutto, e quindi sono costretto a ricorrere all'insieme delle mie facoltà naturali, rendendole merce e offrendole in questo luogo appunto vagamente mitologico e fumoso che è il mercato del lavoro. Dici, quello che non esiste in natura è questo elemento di compulsione, di coercizione. Io sono costretto per vivere a rendere merce l'insieme delle mie facoltà che di per sé naturalmente esistono in natura perché definiscono la condizione umana. Per rendere, visto che non mi pare di averti convinto fino in fondo, no? Per rendere chiaro, cioè qui il riferimento è a un capitolo fondamentale del primo libro del Capitale di Marx, il penultimo capitolo che è dedicato alla cosiddetta accumulazione originaria. In questo capitolo un aspetto centrale è quello delle enclosures, cioè delle recinzioni delle terre comuni. Nel 500, nel 600 in Inghilterra, nel 700 esistevano grandi estensioni di terre comuni a cui accedevano per diritto consuetudinario moltitudini di poveri che vivevano nelle campagne. Qui un discorso molto concreto, andavano in queste terre, facevano la legna, andavano in queste terre, coltivavano ciò di cui avevano bisogno per mangiare, e c'erano economie, su questi temi ci sono degli straordinari lavori di carattere storiografico che hanno ampliato i riferimenti di Marx, c'erano delle economie subalterne, che consentivano, ripeto, a moltitudini di poveri di vivere, non solo di sopravvivere. A un certo punto cosa succede? Succede che c'è lo sviluppo dell'industria tessile in Inghilterra e quindi c'è bisogno di grandi estensioni di terre per far pascolare le pecore.
Thomas More nell'Utopia parla di pecore solitamente così mansuete che sono diventate invece animali feroci e sbranano gli uomini. Parliamo del 500, il testo del 500. Cosa voleva dire Thomas More? Voleva dire quello di cui parla Marx in questo capitolo sull'accumulazione originaria. Voleva dire che le terre che erano state per secoli terre comuni vengono recintate, i poveri vengono esclusi dalla possibilità di accedere a queste terre e quindi sono costretti a trovare un altro modo per sopravvivere. Cosa fanno? Vanno in giro per l'Inghilterra, diventano nomadi. Fondamentalmente scoprono a un certo punto che l'unico modo per sopravvivere è andare a vendere la propria forza lavoro diventare così dei proletari. In questo momento ciò che già esisteva, e cioè l'insieme delle loro attitudini e facoltà che definisce la condizione umana o la natura umana se preferisci, viene mercificato. E questo elemento di compulsione, di coercizione, di obbligo a mercificare l'insieme delle proprie facoltà umane, qualcosa che in natura non è dato. Questi poveri avevano vissuto magari anche in modo decente per secoli senza essere obbligati a fare delle proprie facoltà una merce. Poi chi è che aveva parlato? Antonio. Sulla questione appunto dell'imprenditore di se stesso, della figura dell'imprenditore di se stesso o dell'individuo come portatore di capitale umano, per riprendere il riferimento a Foucault implicito in quello che diceva Antonio, è un tema molto importante, insomma, ci vorrebbe tempo per discuterne. Mi limito a dire che vale per questa figura del capitale umano, ovvero l'individuo come imprenditore di se stesso, quello che ho detto prima a proposito di Locke, e cioè che è una figura di soggettività che viene presentata come tendenzialmente universale. In poche parole, il lavoratore precario, oppresso dalle banche, oltre che da padroni particolarmente schifosi, è imprenditore di se stesso, così come il proprietario di una grande agenzia immobiliare. Allora, dal punto di vista teorico, io credo che prima di tutto si tratti di mettere radicalmente in discussione questa idea secondo cui la figura dell'individuo come imprenditore di se stesso è una figura individuale. Si tratta di fare questo perché la figura universale, non individuale, dell'imprenditore di se stesso è una figura che cancella ogni antagonismo. Mi rendo conto che questa è soltanto una prima risposta, o meglio un abbozzo di risposta, però avendo io fame e dovendomi riprodurre, vi prego di accontentarmi. Grazie a tutti e a tutte, grazie a Sandro, ci vediamo al suo corso che comincia i primi di febbraio nella Facoltà di Scienze Politiche. Buona serata.